tenere arpa, abbiamo ascoltato delle sonorità pulitissime, a volte squillanti, a volte profonde. Mi piace immaginare che in quella che noi definiamo la notte santa, i pastori avessero sentito una musica molto simile a questa. Sono stati bravissimi e adesso poi la loro guida ci spiegherà un po' come sono nati, brevemente chi sono, eccetera, eccetera. Alla fine, sul fondo della chiesa, potrete approfittare, volendo, all'acquisto dei loro CD, in maniera da riascoltare questa musica bellissima, quando e come volete. Grazie e ancora un applauso a tutti. Buonasera. È per noi un'emozione essere qui ed un onore aver introdotto questa serata. Siamo un raggruppamento di 6 arpe tradizionali, o anche dette arpe celtiche. L'idea di questa collaborazione è nata ad Alberto, un ragazzone del coro, e che ringrazio particolarmente. Ci ha sentito suonare nei boschi di Senna, della Green Farm qui vicino, durante una nostra sessione di prove, perché siamo soliti suonare all'aperto. Le musiche che avete sentito sono nostre composizioni, sono originali, sono 5 musiche, e se avete il piacere di risentirci all'uscita potrete acquistare i nostri CD. Ora lasciamo la scena al famoso coro e grazie. Loro ci accompagneranno con un sottofondo musicale, così avremo l'occasione di gustare ancora una volta le loro opere. Notate che nessuno di loro è uno spartito da me, quindi molto bravi per questo. Grazie. Thank you.
Buonasera. Grazie. Siamo entrati anche noi in punta di piedi, con questi nostri giovanissimi amici che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere e che abbiamo desiderato coinvolgere in questo non concerto natalizio. I nostri brani, come noi conoscete, noi facciamo tanto riferimento alla musica popolare. Dopo aver salutato la Madonna, la padrona di casa, adesso ci mettiamo davanti al presepe. Ma tiene su ogni foglia un campanello d'argento
che si dondola al vento. In piazza c'è il mercato dei balocchi, un mercato coi fiocchi. Ad ogni banco lasceresti gli occhi. E non si paga niente, tutto gratis. Osservi, scegli, prendi e te ne vai. Anzi, il padrone ti fa l'inchino e dice: grazie assai, torni ancora domani, per favore. Per me sarà un onore. Che belle le vetrine senza vetri. Senza vetri, si intende. Così ciascuno prende quello che più gli piace. E non si passa mica dalla cassa, perché la cassa non c'è. Un bel pianeta davvero, anche se qualcuno insiste a dire che non esiste. Ebbene, se non esiste, esisterà. Che differenza fa? Il canto popolare è ricco di colori, di sfumature, di parole molto semplici ma molto dirette, come in questo caso, questo canto sardo che vi proponiamo su Pizzinello, che significa semplicemente il piccolino, e racconta la natività vista con colori un po' diversi dai nostri, anche se i quadri importanti sono sempre quelli. Il piccolino che nasce e dorme svegliato dalla mamma e dal papà. Non ha coperte, non ha nemmeno quello che chiameremmo noi oggi un giubbettino, però il suo papà ha piacere di cullarsi. I magi arrivano da Oriente e San Giovanni Battista lo battezzerà nel Rio Giordano. Questi sono i 5 quadri di questo canto su Pizzinello. Thank you.
era la vigilia di Natale del 1818. E Franz Gruber componeva questa famosissima melodia, Stille Nacht, che noi abbiamo tradotto Il nastro del cielo. Sono passati 200 anni, ma la dolcezza, l'intensità di questa musica, la semplicità anche di questa musica, continuano a prenderci il cuore. È stata tradotta in 300 lingue e idiomi in tutto il mondo. Astro del cielo. Thank you.
senza tanti sorprese, rigai. Fino a mai, come sei, era quel panettone, metti lì, tai a fè, vada via, un quelato, in la manca s'allunga, la ciamai della mente, da via senza quinto, da quel ben finì, che nasceva in quel lì. Una tardi mettente, nascondumi d'un canton, slarga ciapa posto in la mente, lascio il fuoco, che è un bel shock, che mi piace, quel del popolo, e che nus, e nisce, che l'odore di fisecca, di brutte capone, di ginestra, di pini, e bel che sprisica con quei mandarini, e nell'aria e canzoni, ma i parole, in due, da troppano che canta nessuno. Oh Natale, mi dì, quanti rompi si è perduto, che resta il panto, ah, quel sì. Sette giorni, che una fetta l'è tagliata per te. Go, tell it on the mountain. Vai e gridalo dalla montagna che Gesù è nato. Questo è il senso di questo canto che abbiamo mutuato dalla tradizione nera americana, tradotto in italiano con là sulla montagna. Sentirete la bellezza della musica, la carica che viene data a questo canto, proprio perché deve trasmettere entusiasmo per questo messaggio che deve essere universale. Vai e gridalo anche dalla montagna. Thank you.
Immagina, col fiammifero acceso, quella sera, la grotta, e per sentire freddo, ricorri alle fessure del pavimento. Bastano le stoviglie per provare la fame. Quanto al deserto, è ovunque, in ogni dove. Immagina, col fiammifero acceso, la grotta a mezzanotte, il falò, silhouette di oggetti e di animali, e il viso nelle pieghe di un telo stanzonato, anche Maria, Giuseppe e il bambino balottato. Immagina tre re, le carovane prossime alla grotta, anzi tre raggi diretti su una stella, cigolio di cariaggi, sonagli tintinnanti. Quel bimbo non si è ancora guadagnato ai tocchi di campane del turchino addensato. Immagina che per la prima volta, di là dal buio, in uno spazio infinito, Dio ravvisi a se stesso nel figlio fatto uomo, un senza tetto in un altro negretto. Devo nascondere in me chi ci veda i cari episcopali che mi hanno regalato i miei amici per indossare un altro punto di quello del gruppo Alpini di Cantù. Noi come coro ci vantiamo di avere tanti amici. Questa sera ne avete visti alcuni, i ragazzi del Tinere Arpa, l'amico Luigi Marelli. E adesso vi presento un gruppo di alpini di Cantù che quest'anno festeggiano, con i quali ho festeggiato anch'io, il 95esimo di fondazione del gruppo. Chiedo agli alpini di raggiungerci qui sull'altare. Thank you.
natalizio, però si rivolge a colui che sta lassù, al Signore, il Signore delle cime, per essere più precisi. Indifeso,
Dio è quel cucciolo d'uomo, abbandonato tra le braccia di Maria, bisognoso di lei, di nutrirsi al suo seno, del suo braccio rassicurante. Eccolo lì, il nostro festeggiato. C'è stato un Natale drammatico, tragico, bianco di neve ma anche rosso di sangue. Era il Natale del 1942, quando l'armata italiana in Russia, non chiedetemi cosa ci siamo andati a fare in Russia, è stata messa in una sacca, come si dice in gergo militare, dai russi. Gli alpini ebbero la sventura di non essere avvertiti per tempo. Si trovavano sul Don. Furono circondati dalle forze russe, che proprio la notte di Natale scatenarono un'offensiva. Don Carlo Gnocchi racconta che quella notte di Natale tutte le trincee gli alpini avevano preparato con attrezzi di fortuna anche dei presenti. Erano partiti in 60.000 questi alpini, circa. Parlo dei soli alpini, l'armata era molto più vasta, ovviamente, circa 120.000 uomini. Questi 60.000 ne sono tornati un quinto, 12.000. E quella notte ha segnato purtroppo l'inizio di una sventurata ritirata, anche se gloriosa, perché in pochissimi riuscirono comunque a sfondare l'accerchiamento e a tornare a casa. Centinaia di chilometri. Era neve al ginocchio, nel ghiaccio, tormenta, 40 gradi sotto zero. E praticamente ogni giorno venivano attaccati e rimanevano senza armi. L'ultimo attacco fu praticamente alla baionetta. Pepi De Marzio ha composto questo canto, L'ultima notte degli alpini, per ricordare questa tragedia immane che dovrebbe far riflettere noi tutti sulla inutilità della guerra. L'ultima notte degli alpini. Oh.
mormorando stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo, avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi grigio-verde. No, non è il sole che illumina gli stanchi fili di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi ed ogni passo coprono una fossa. Desideriamo chiudere il nostro concerto dedicandovi un canto. Ce lo dedichiamo, ma lo dedichiamo anche a voi che avete avuto la bontà di ascoltarci. Ho parlato all'inizio della nostra fortuna come coro di avere tanti amici e mi sembra il canto migliore per chiudere questo nostro concerto con amici miei. Thank you.
secondo aiuto di Luigi Marelli. Bene, amici miei, è il caso di dirlo, che dire, abbiamo passato una serata insieme all'insegna dell'ammirazione del presepe. Il titolo della serata di questa sera era Davanti al presepe, perché per noi il Natale è essere davanti al presepe, non davanti alla mente luccicante con sotto una montagna di regali, ma davanti a questo bambino che, come ci ha magistralmente letto Luigi Marelli, è in fascia in una grotta, perché il Natale per noi è questo. Detto questo, mentre prego Alberto di tirarmi su tutti gli interruttori del quadro di destra, almeno ci vediamo tutti quanti in faccia e condividiamo la serata, vi ricordo che in fondo poi troverete la possibilità di acquistare il CD di Tinere Arpa, e ci sarà un alpino con il cappello rovesciato, perché noi offriamo gratuitamente il concerto, però ci siamo tutti scaldati, ci siamo illuminati, e quindi siate generosi. Chiamo con noi Itinere Arpa a condividere il vostro applauso finale. Veramente siete stati bravissimi,
Ringrazio il famoso coro che ci ha dato questa opportunità e ringrazio infine tutti voi augurandovi un buon Natale per aver presenziato questa sera con noi. Grazie ancora. Solitamente, e un applauso lo merita il nostro pubblico, perché senza di voi non ci sarebbe ragione di esistere. Grazie. Grazie a voi. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Il famoso coro stupirà nella parrocchiale di San Teodoro il giorno 22 in un altro concerto di Natale, che sarà un assolo del famoso coro, dico bene? Bene, vi chiedo un ultimo applauso al nostro maestro Paolo Mastro. Maestro del vino, quindi merita veramente tutta la nostra riconoscenza. Grazie Paolo, grazie a tutti voi, buona serata. Prego. Secondi. Volevo ringraziare a mia volta, perché è doveroso, quando si mette insieme una serata di questo genere è chiaro che ci vogliono delle collaborazioni forti e importanti. Una di queste ci è data proprio da Enrico con Giorgio e Franco. Del coro che accettano la tortura delle prove, la collaborazione del gruppo Alpini, che come già detto prima si è posto questo obiettivo di portare avanti anche il gruppo Canovi Sempreverdi, indovinate un poco, mi hanno aumentato il lavoro in pratica, mi hanno aumentato il lavoro. Per noi è diventato ormai un riferimento importante che è Luigi Marelli. E non volevo dimenticare che questo pannello scolpito in maniera, devo dire, magistrale, passatemi l'aggettivo importante, magari un po' abusato, non ne so trovare un altro, che è stato valorizzato dalle nostre donne con questo drappo rosso e con le stelle di Natale. Abbiamo voluto metterlo al centro dell'altare, che fosse ben visibile già dall'ingresso, perché rappresenta una natività. E questo è opera di un altro nostro amico, guarda caso, che si chiama, che purtroppo stasera non è presente, ma si chiama Gabriele Migliorini. So quale altre novità vi presenteremo, ci penseremo, grazie. Sorprese con Dio, come si dice di solito. Io credo che da parte del coro sia quantomeno doveroso un piccolo bis, dai. Forza Paolo, sforza, dai.